benvenuto su Gossip News, ultime notizie in tempo reale. Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti. Elisabetta Gregoraci, celebre showgirl italiana, ha annunciato la scomparsa della sua amata nonna Elisabetta, all'età di 102 anni. La notizia è stata resa nota attraverso un toccante messaggio condiviso su Instagram dalla Gregoraci. La mia adorata nonna Elisabetta ci ha lasciato. Mi mancheranno le nostre chiacchierate, i suoi preziosi consigli, e l'amore incondizionato che mi ha sempre dimostrato, ha scritto l'attrice e conduttrice televisiva. In una rievocazione dei momenti trascorsi insieme, la Gregoraci ha ricordato la recente celebrazione del 102° compleanno della nonna, un evento che ha riunito tutta la famiglia. Numerosi sono stati i messaggi di cordoglio e supporto per la showgirl. Mara Venier e Paola Caruso sono solo alcuni dei volti noti che hanno espresso la loro vicinanza. Questo lutto riporta alla memoria la scomparsa della madre di Elisabetta, avvenuta nel 2011 a causa di un tumore al seno. Una perdita che, come rivelato dalla Gregoraci in passate occasioni, ha lasciato un segno profondo nella sua vita. Tuttavia, la vita privata di Elisabetta è sempre stata al centro dell'attenzione dei media. Oltre al forte legame con il figlio Nathan Falco, frutto del matrimonio con Flavio Briatore, la showgirl ha intrattenuto una relazione con l'imprenditore Giulio Fratini, figura già nota nella cronaca rosa italiana. Sebbene la coppia mantenga un profilo discreto, la Gregoraci ha recentemente confermato che il suo cuore è ora rivolto verso l'uomo d'affari. Facciamo le nostre più sentite condoglianze ad Elisabetta per la dolorosa perdita. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale, e condividi sui tuoi social preferiti. Grazie!